accennato di volo nella prima puntata al confronto del nostro io, il mio, quello di ciascuno di voi, con l'incommensurabile, il tempo e lo spazio, accenneremo stasera al confronto opposto, quello con la materia limitata e inerte che noi aggrediamo per vincere l'ambiziosa battaglia di darle vita. Accenneremo, cioè, al robot, l'uomo allo specchio, quello che siamo, quello che vorremmo, quello che potremmo, quello che dovremmo essere. Non sarà male una prima premessa storica, il primo esempio di materia cui viene imposta un'elementare forma di vita ce lo offre il cavallo creato da Leonardo per la festa del paradiso alla corte dei Medici secondo le immagini di Renato Castellani. Il prototipo invece del robot in forma umana, quello che la fantascienza chiamerà poi androide, ce lo offre Metropolis di Fritz Lang. Forse conviene passare dalle origini all'estremo opposto, al paradosso proposto da Lori nel suo Ultima carica. Da cattone, stremato, trascinandosi a stento, cerca con tutte le sue forze di ottenere dalla gente una moneta da 10 cents. Finalmente qualcuno, accorgendosi che sta per morire, gliela dà. Daccattone si apre la camicia mostrando in mezzo al petto una netta fessura, ci introduce la moneta. Rapidamente si rianima, diventa vispo e scattante se ne va. Insomma, il Padre Eterno ha creato l'uomo a sua immagine e somiglianza e l'uomo a sua immagine e somiglianza ha creato il robot. Soltanto che al posto dell'anima ci ha messo la monetina. Soltanto che io non la prenderei tanto sotto gamba, questo robot quasi umano. Quello quasi umano, ripeto. Non metterei dei limiti. Perché negare che domani possano essere creati dei robot quasi umani? Servizievoli, utili, comodi, come quelli che ci presenterà i Bradbury nei soci. Sera debbo sapere a tutti i costi. Salgo. Bene. Buonasera. Hai intenzione di restare ancora molto impallata a guardarmi. E non mi parlare anche stasera di emicrania. Dammi un bacio. Sarebbe un bacio questo. Il tuo pensiero non si trova in questa stanza con me ora. E vedrai che riuscirò a provarlo. Mi vuoi dire cosa c'è che non va oggi? Non è da oggi. È da qualche settimana che c'è qualcosa che non va, Leonard. Sei diverso. Puoi dirmi in che cosa? Non lo so. Forse anche il sapore dei tuoi baci. Non so. I tuoi occhi hanno una luce nuova, strana.
Perfino le tue carezze mi sembrano più raffinate. Sarebbe come spiegare l'arcobaleno a un cieco. O forse sono soltanto stanca. Soffro di insonnia, lo sai. E in certi momenti mi sento un po' intorpidita. Girati. Girati. Allora vediamo se c'è qualcosa che può svegliarti un po'. Se tu non fossi intollerabilmente ricco, tanto da poterti permettere, come semplice diversivo, un omaggio di questo genere, direi che certo, si tratterebbe di un risveglio adorabile. E perché non potrebbe esserlo, anche se sono ricco come dici? Guarda, vi esaltate a vicenda. Tu sei ancora più bella e lei, riflettendo la tua bellezza, acquista una luce, come dire, più viva. Più vera. Bene. Speriamo allora che serva a illuminare la verità. Leonard, perché non mi hai detto che la sera del 17 aprile eri a cena al Tropicana Club con Alice Summers? Ma sì che te l'ho detto. Quando? Quando Alice l'aveva già detto in giro a tutti e tu non potevi più negarlo. Però quello che mi interessa sapere è un'altra cosa. È la data del vostro incontro. 17 aprile. E cosa fa la data? Fa che quella sera, 17 aprile, tu eri qui con me. Con te? Il 17 aprile? Ma sera al Tropicana Club. Noi ci siamo visti la sera dopo. O tu essere dopo. Adesso non ricordo con precisione. Quello che ricordo perfettamente è che ti ho parlato del Tropicana Club e di Alice Summers. Sono sicura che la sera del 17 aprile tu eri qui con me. O provami il contrario. Amore mio, roba di 2 mesi fa. Come si fa a non sbagliare con la data? E con le ore, poi? Le ore sono le stesse. Quelle della sera, dopo cena. Ma come avrei potuto? Come facevo a stare in 2 posti diversi nello stesso momento? Tieni un diario? Non sono una ragazzina. Allora, se non c'è il diario, come fai a essere sicura di quello che dici? Baciami. Finalmente un'idea giusta. Basta con le sciocchezze. Ma comincia dalla mano, come la prima volta al Tropicana Club. Te ne ricorderai, spero. Bello. Forse più bello. Ma non fu così. Ora ho voglia di bere. Bene, ottima idea. Attenta, se il tappo cade dalla tua parte, formula subito un desiderio. Urrà! Che cosa hai pensato? I pensieri non si dicono. Specie quando sono desideri o sospetti. A noi due, caro. A noi due, tesoro. Sono settimane che non vieni più qui. E dove vado allora? Da Alice Summers. Ma cosa stai dicendo? Non ho dubbi. Telefoni ad Alice? Esattamente, ad Alice. Vuoi il numero? Grazie, l'ho già trovato da me. Pronto? Pronto, chi è? Pronto, ci decidiamo a parlare. Era la tua voce questa o sono diventata stupida? Non sei diventata stupida, ma questa, posso giurartelo, non era la mia voce. Come faccio a convincerti? Sarebbe come suonare Mozart per un sordo. E poi stasera sei in un pessimo stato, Marta. Devi farti visitare. Stasera è meglio che me ne vada. Hai ragione, scusami. Domani stesso andrò da uno psichiatra. Te lo consiglio per il tuo bene. Perdonami anche tu di aver perso la calma. Oh, caro, tu sei sempre così impeccabile.
Beviamo ancora un po'? Certo. Ma prima ti prego, i tranquillanti mi renderanno meno fastidiosa. Subito. Stanno sul comodino. Lo so. Grazie. Metti un po' di musica. Serve a parlare, a dire tutto. Anche le cose più fantastiche, più assurde. No, quella roba lì mi dà i nervi. Ecco. Va bene così. Prego, verremo dopo. Prima devo dirti una cosa. Mike, che è uno stramiliardario come te, e vuole farti visitare il suo giardino pensile al 52esimo piano di London Dry? Appunto. Ora sarei tu a dirmi se devo farlo aspettare oppure no. Dunque, questo Mike mi ha raccontato che voi stramiliardari, quando volete risparmiarvi la noia del solito party, evitare strette di mano faticose, complimenti inutili, insomma, quando siete stanchi del solito mondo, potete comprarvi dei sosia costosissimi e rari, dotati di reazioni e di memorie super elettroniche. Insomma, dei veri e propri duplicati di gente vera. Costano $1,000,000. Soltanto. Ma sono soldi ben spesi, almeno per me, che ho potuto sfilarmi rapidamente da una donna gelosa, sospettosa e pedante, come la tua Alice. Ah, ma allora quello che si trova ora da Alice è il sosia di Leonard Hill. E la voce che ho sentito prima al telefono era quella di un robot. Esattamente, di un robot. Vuoi giurarlo? Ti ho già offerto di giurartelo, a mano tesa. Oh, infatti, ma come sarebbe stato possibile che un robot potesse parlarmi, abbracciarmi, carezzarmi come hai fatto tu poco fa? Oh. E così ora Alice si sta stringendo appassionatamente a una marionetta. Ma se lo merita. È così stupida che non può neanche rendersene conto. No! Che cosa c'è, tesoro? Hai un ottimo aspetto. Infatti, mi sento in forma. E tu sei più bella che mai. Fermo dove sei. Ti interesserà sapere che ho versato nella tua coppa un'intera fiala di stricnina. E tu non te ne sei neppure accorto. Questo prova qualcosa? O no? Certo. Prova che il farmacista ha sbagliato etichette. Farmacista? Per servizi come questo? Registra nei tuoi congegni che mi sono rivolta al controspionaggio. Roba da fulminare 10 uomini. Il fatto è che tu non puoi morire di veleno. Appunto. È vero. È vero. E allora il Leonard che dovrebbe cadere fulminato dalla stricnina ora si trova da Alice.
ti sbagli. Cara Marta, credo che tu sappia che con Leonard non sei stata la prima. Bene, c'è una buona notizia che ti farà piacere. Ed è che Alice è stata l'ultima. Cosa vuol dire è stata? Vuol dire è stata? Fu. Finito anche con lei? Quasi subito. E perché ci va ancora? Te l'ho detto, ti sbagli. È qui che ti sbagli. Nemmeno da Alice ci va lui. Nemmeno da Alice? Nemmeno da Alice. Un altro robot da $1,000,000. Un altro robot da $1,000,000. Ma che cos'è $1,000,000 per Leonard Hill? Con tante donne da tenere a bada? E lui dov'è? Lui? Lui se ne sta tranquillo nel suo attico al 17 di Elm Drive a leggere saggi di Montaigne, a bere bicchieroni di latte con cioccolata. Ha chiuso con le donne. Si ritira. Mi sta bene. Mi sta bene che abbia chiuso con tutte. Una piccola obiezione soltanto. Con me no. Con me non chiude, apre. E subito. A partire dal suo portoncino al 17 di Elm Drive. Telefonagli. Devo filare liscia fino al suo bicchierone di latte. O disintegro tutto. Cancello, portiere, maggiordomo, tutto. Lui compreso. Avanti, tesoro. Cos'è questo tuo gusto di stare lì impalata a guardarmi? Devi dirmi soltanto da quanto tempo mi prendi in giro. Da quanto tempo mi hai fatto accarezzare un robot, lasciando che gli chiedessi di carezzarmi, di baciarmi e tutto il resto, da quanto? Oh, non da molto e non sempre. 10 giorni fa, il martedì dopo l'opera, quel bacio dalla palma all'ascella, al petto, alla bocca. Ero io, proprio io. Sei un vigliacco, l'ultimo dei vigliacchi. Umiliarmi a tal punto, lasciare che mi concedessi a un robot. E la mia umiliazione? Sì, io volevo che tu non te ne accorgessi, ma il mio orgoglio, la mia dignità speravano il contrario. Pensa, bastava che tu non ti occupassi soltanto di te, che cercassi di comunicare con la persona che ti stava vicino, di capirne le attese, i desideri, che tu rinunciassi a essere, come siete tutte, mia cara, così possessiva, così irrimediabilmente aggressiva. Comunque, ti sto dicendo delle sciocchezze. Da brava, sorridimi, è stato poco più che uno scherzo. Roba da morire dal ridere, vero? Se tu sei una donna di spirito. Non lo sono, Leonard. Non ho nessuna voglia di ridere, ho una voglia diversa. Che tu non rida mai più! Pronto. Sosia Corporation? E qui è Leonard Hill, 17 M Drive. Sì, sono io in persona. E qui è il mio numero 3. Ha avuto un incidente. Credo che si tratti di una riparazione importante. Me lo potete venire a prendere domani mattina? Non più tardi, per favore. Si tratta di una guardia del corpo. Grazie. Sì, sì,
comodi questi robot quasi umani. Soltanto che qui non si parla più nemmeno di assurdo, nemmeno di fantascienza, perché qui di fanta ce n'è da vendere ma scienza. Però ce l'hai mica la prima volta che la scienza si fa battere dalla fantasia. Leggi un po' qua, questo è Arthur Clarke, Le nuove frontiere del possibile, leggi qui. All'inizio del XX secolo gli scienziati erano tutti concordi nel dichiarare che il volo di un mezzo più pesante dell'aria era impossibile e che era pazzo chi cercava di costruire aeroplani. Qualche anno dopo Lagrange volava. Dopo che Lagrange aveva volato, un celebre astronomo, William Pickering, scriveva: la mentalità popolare si raffigura gigantesche macchine volanti che traversano l'Atlantico trasportando una moltitudine di passeggeri in modo analogo ai nostri moderni piroscafi. E si illude che tali mezzi possano superare la velocità delle locomotive e delle automobili, che allora andavano a 60 all'ora massimo. Scrive e documenta Arthur Clarke, scienziato oltre che scrittore. E poi adesso è sempre lui, Arthur Clarke, che documenta. Leggi che cosa scriveva nel 1214 un fraticello a nome Roger. Si potranno costruire carrozze che si muoveranno con incredibile rapidità senza l'aiuto di animali. Mm. Si potranno fabbricare apparecchi di volo in cui un uomo seduto a proprio agio e immerso nei propri pensieri potrà battere l'aria con ali artificiali alla maniera degli uccelli. 1214. E altresì macchine che permetteranno agli uomini di viaggiare nel fondo dei mari. Un frate avrà sognato. Comunque, da una parte scienziati negano il volo umano, dall'altra un frate modesto lo predice. La luce dell'intuizione, perché dobbiamo negare che domani possano essere costruiti dei robot quasi umani. E qui veramente una sequenza spassosissima di Omicron del nostro amico Gregory. A proposito di che? A proposito di quello che siamo, presuntuosi, cialtroni. Ma Omicron non è un robot. Ah, non importa, va bene lo stesso in confronto ai soci, eh. Là c'è un robot che si comporta da essere vivente. Qui viceversa c'è un essere vivente costretto a comportarsi come un robot. Lei ancora non ha visto il cadavere, non si può rendere conto. Aspetti un attimo. Ho altre tre autopsie dopo, eh. Adesso vedrà, signor giudice, mi darà ragione. E per me è morte naturale, niente di eccezionale. Guardi. Eccola. Si renda conto se non è una cosa normale, anormalissima direi. Che c'è? Oddio, Dio. Oddio, Dio. Esploratore spaziale, Omicron chiama il Ministero delle Incorporazioni del pianeta Ultra. Continuo i tentativi di far funzionare la creatura che ho paralizzato e nella quale mi sono incorporato. Ma sto andando alla cieca, non ci capisco niente. Basta con questa confusione. Signorina, chiuda la testa. Non si può sottoporre il trabucco a una confusione di questo genere. Non è possibile. Bisogna pure che i colleghi si rendano conto delle nostre esigenze. Prego. Telefoniche. Devo incidere l'intervista per Baco. Un momento. Il qui presente primario dell'ospedale maggiore della città ci comunica adesso gli ultimi rilievi su quella che può essere definita la più singolare resurrezione del tempo. Benissimo. Trabucco va riprendendo rapidamente l'uso degli arti. Il suo metodo è curioso, meccanico, molto interessante. Ogni volta che riscopre un movimento è come se lo sperimentasse per la prima volta. E via via lo perfeziona fino ad ottenere una buona meccanizzazione. E come avviene, professore, questa riscoperta del movimento? Osservando i movimenti ed imitando ciò che vede. Ha già riacquistato l'uso della parola? Ancora no, ma non dispero. Notevoli problemi sono posti dalla necessità di nutrire il trabucco. Forse il problema più grave in questo momento è la costante insonnia del paziente, che dura da quando il trabucco è, per così dire, resuscitato. Sei buono. Lei ritiene caso, professore, che questo fenomeno sia in relazione con una, per così dire, disfunzione glandolare? Non direi. Eh? In relazione a fatti di origine nervosa. Che servizio, lo vendo alla Life. Buono. Buono. Ah. Beh, con queste caratteristiche posso dire che è... Buono. Aspetta, Aspetta. Completamente in un breve prodiego. Beh, auguriamoci. Trabucco è un uomo per metà eccezionalmente sano e per l'altra metà come in una protrazione parziale dello stato di catalessi. Alcuni centri lo funzionano. Se non riusciremo a farlo riposare, allora ogni tentativo è stato vano, la situazione potrà aggravarsi e... Zitto.
franca. Sono le estreme conseguenze. Ma che cosa succede qui? Cosa c'è dietro quella tenda? Che direi una pernacchia. Sono cose dell'altro mondo, sono buffonate, buffonate. Oh, che guaio! Lo tenga! Lo tenga! So, ja, eins, zwei, 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 ja, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, ja, so ist es, los ist es! Se un robot si comportasse in questa maniera... Non potrebbe. Perché non potrebbe? Chi lo dice? Lo dice Isaac Asimov, che è il padre letterario della robotica e di tante divertenti storie, tra le quali non possiamo presentare nemmeno una perché le case editrici... Non vogliono approfittare della pubblicità. Naturalmente, però, non possono impedirci la citazione culturale delle tre leggi di questo Mosè dei robot. Ecco tra le quattro. Un robot non può recar danno a un essere umano né permettere che ne riceva. Un robot ubbidisce agli ordini purché non contravvengano alla prima legge. Un robot può proteggere la propria esistenza purché questo non sia in contrasto con le prime due leggi. Ecco. E se sostituisce la parola robot, la parola uomo, e avrai lo specchio. Il contrario esatto di quello che siamo. Cioè l'immagine sognata di quello che campa a cavallo dovremmo essere un'altra umanità. Però Isaac Asimov non è il solo a conservare questa illusione. Un esempio deliziosamente patetico ce lo offre Robert Shetley con il suo Requiem automatico. Mark Rogers era un cercatore di materiali preziosi. Per anni era andato saltando di roccia in roccia nella fascia degli asteroidi senza trovare mai granché. Un giorno decise di fermarsi. Si concesse un capanno, la pompa dell'aria, il serbatoio dell'acqua e un robot. E poi guardò le stelle. Il robot era un tuttofare con memoria incorporata. Dapprima tutti i concetti che poteva esprimere erano... Buongiorno, signore. La pompa dell'aria è in azione, signore. Il grano sta germogliando, signore. Mark eliminò il signore. Chiamò il robot Charles, come suo padre, che non l'aveva mai conosciuto. Poi cominciò a inserirgli parole base per risposte che fino allora se ne è sempre dato da solo. Cosa pensi delle ragazze? Non saprei. Il problema è trovare quella giusta. Io non ne ho mai incontrata una. Forse non hai mai cercato abbastanza. Al mondo c'è una donna per ogni uomo. Man mano Mark costruiva una personalità a Charles finché si dimenticò di avergli messo lui le risposte e finì col considerarlo un amico. Una cosa che non capisco è come mai tu possa vivere in un deserto come questo. Qui un mondo tutto per me. Ho stelle più vicine e più splendenti. E poi ci sei tu, Mark. Non diventare sentimentale. Non lo sono. L'amicizia ha molta importanza. Sì, avevo sognato una ragazza chiamata Marta, ma non l'abbiamo mai incontrata. L'amicizia, invece, rimane eterna. Come la notte. Così il tempo passava inavvertito tra le stelle. E un giorno la pompa dell'aria prese ad ansimare. Anche Mark era sempre più stanco, ma non rinunciava mai a un po' di conversazione. Che ne pensi delle ragazze? Non ho mai conosciuto quella giusta. E tu qui perché ci stai? Un mondo tutto per me. Ma la fine era cominciata.
Dal suo letto, Mark vide per l'ultima volta le stelle. Grandi, più grandi che mai, fluttuanti senza fine nel mare profondo dello spazio. Poi chiuse gli occhi. Era giunta l'ora di dormire, questa volta per sempre. Charles staccò la pompa dell'aria, le articolazioni arrugginite non gli permisero di inginocchiarsi e rimase diritto a guardare le stelle. Il nastro che Mark gli aveva inserito era giunto alla fine. Speriamo che abbia trovato la sua Marta. Riuscì ancora a pronunciare e poi piegò la testa. Ma questo non è stato che un gradino di passaggio per arrivare al massimo livello concepito per un robot, quello di Ultimi Riti di Charles Beaumont. Sono qui. Ti ringrazio di essere venuto subito, padre. Hai portato la tua piccola borsa nera? Sì, sì, l'ho portata. Ma intanto chiamo il dottor Ferguson e ti prego di non discutere. Non funziona. Ho strappato i fili dopo aver chiamato te. Allora dal dottor Ferguson ci vado direttamente. Se vai fino a laggiù mi ritroverai già morto. Togliti il mantello, padre, qui fa molto caldo. Se no poi uscendo ti prendi una polmonite. E c'è lì il tuo Borgogna con il bicchiere. È aria di Borgogna, George, proprio per niente. Invece guarda, mi sarà d'aiuto. Ma perché non mi lasci chiamare il medico? Perché sei tu il mio medico. L'unico che può essermi d'aiuto. Ora sei tu. E in che modo? Mi devi confessare. Cioè giudicare se puoi assolvermi o no. Assolvere te? Di che cosa? Ah, ho capito. Ti senti male. Ti senti più di là che di qua. E hai dei dubbi su quello che ci aspetta. Ma cosa credi, che certe domande non me le faccio anch'io? E il fatto che sono un prete non dovrei pormi mai quesiti di questo tipo? Ogni persona intelligente dubita, George. Ma ti assicuro che se questo bastasse per dannarci, il paradiso sarebbe un altro inferno. Non è così. È più grave, padre. Sono colpevole di averti nascosto la verità a te ed a tutti. A tutti. Ecco qua, padre. Nella nostra comunità c'è, lo so solo io, un uomo che vive e non è vivo. Che significa che vive e non è vivo? Vuol dire che sembra uguale a tutti gli altri, a tutti noi. Gli piace l'odore dell'erba umida. E lo fa triste il sibilo del vento tra i rami degli alberi. Insomma, si sente senza dubbio umano. E per questo io, illudendo la mia coscienza di poterlo fare, ho nascosto a te, padre, e a tutti, che costui balzo fuori dal grembo di un cervello elettronico oltre un centinaio di anni fa. Ed è soltanto un insieme di fili, di relè, di valvole, di fusibili. Non un robot, oh Giorgio. Non vorrei perdere del tempo prezioso per chiacchierare di questa roba. Ostinarti a voler attribuire a questi congegni, sia pure perfettissimo, un'intelligenza che può essere esclusivamente umana. Non sai come la penso al riguardo, ma il punto è un altro. Quali errori, quali peccati di questo robot ci hai nascosto? Nessuno di cui io mi renda conto. E allora sei assolto. E c'è una cosa molto più urgente e più seria, ed è che tu hai bisogno di un medico. Io ho bisogno soltanto di te, padre. Subito. E il mio peccato non è di averti nascosto colpe di questo amico, è di avertene nascosto l'esistenza. Aiutami. Confessandoti? Sì.
dandomi la forza di farlo. E comincia occupandoti di quel buon vino che ti ho lasciato. Le mie idee sui robot non saranno certo cambiate dal tuo borgogno. Ma dalla ragione forse sì. Pensa un po', padre, ai raggi X. Röntgen si era forse limitato a correlare fra loro un insieme di dati? O ne aveva fatto scaturire qualcosa di straordinario? Qualcosa che prima era creduto assurdo. Assurdo? E per gli scienziati di allora, vedere attraverso i tessuti del corpo dell'uomo. Fantasia, dicevano. Non sarà mai possibile creare una macchina di tale natura divina. E invece la macchina è stata creata ed esiste. Esiste. Ma non è la stessa cosa. Come questo robot di cui ti parlo, forse fu uno sbaglio, un errore di calcolo a renderlo simile agli umani. Gli accade a volte confondersi lui stesso. Sente una fitta al cuore e gli è difficile pensare che il cuore lui non ce l'ha. E così ora è lui stesso che si chiede, io mi perdono il termine blasfemo, perché l'hanno messo al mondo? Ed è quello che io chiedo a te. Perché, padre, abbiamo mandato razzi nello spazio? Perché abbiamo frantumato l'atomo? Per nessun'altra ragione che questa. Riuscire. Riuscire a lacerare lembi di ignoto. Lembi di ignoto, di ignoto. Quando questo robot è venuto al mondo, si è sentito subito mutare in umano, padre. Così, quando la guerra ha messo tutto a suo quadro, ha deciso di approfittarsene ed è scappato via. Scappato via? E nessuno che lo riconoscesse, che lo denunciasse? Impossibile, era troppo simile ad un essere umano. Divulgare la notizia voleva dire seminare il panico, far vedere, sospettare un mostro in ogni uomo una creatura meccanica. Non lo hanno trovato perché non hanno voluto cercarlo, padre. E ormai pochi che sapevano si sono già portato il segreto nella tomba. E tu dove l'hai conosciuto? Dove sta ora? Non farmi altre domande, padre. Non ho più molto tempo. Devi solo decidere. Dopo aver vissuto oltre 100 anni come un essere umano, riuscendo sempre meno a riparare sul suo corpo le usure del tempo che logora, che avvia alla fine tutto che sia materia, costui non vuole ridursi a morire come un cumulo di rotami. È assurdo. Assurdo, va bene, ma se costui stesse per morire, come sto per morire io? Se ti rivelasse la sua origine improvvisamente, gliela daresti l'estrema unzione? Sta quieto ora, Donovan. Gliela daresti, lo assolveresti. Dove c'è fede, c'è perdono. Grazie, padre. E dimmi ora, la sala di rianimazione? Sì, dimenticavo. Stamattina ho ricevuto la lettera poco prima che tu chiamassi. Accordata? Sì. Ce l'abbiamo fatta. Bravo, padre. Pensa alle vite umane che potrai salvare pure all'ultimo momento. Solo una cosa ancora, padre. Quando si saprà che non ci sono più, cosa dirai alla gente e di me? Dirò che George, George Donovan, era una creatura che si è battuta insieme a me per una scuola decente e si stava battendo insieme a me per il nuovo ospedale.
Dirò che George negava che la materia sia tutto e affermava invece che niente è solo materia. Dunque, era una creatura umana. Era veramente un uomo. La materia non è tutto, niente è solo materia. Però terminiamo scherzando, mica tanto. E passiamo da un robot che vuol morire da uomo a un uomo che non se la sente affatto di vivere come un robot, cioè l'assassino di Ray Bradbury. Che è un uovo, non un uomo. Non mangia carne se non mi spoglio nuda. Un calcio lì, proprio lì, un male da morire. Non morde, abbaia soltanto. N come New York, il mio nome è Nerda, eppure lui finge sempre di non capire. Dove sta andando, dottor Ellis? Nel mio ufficio. Cambi rotta, è arrivato l'assassino, il numero 3721. Vada al parlatorio 9. Ricevuto. Sono davanti ad Albert Brooke, sorride felice. Proceda, accerti il grado di incoscienza. Dunque, signor Brooke, lei si autodefinisce assassino, bene? Io sono il dottor Ellis, psichiatra, e sono qui per aiutarla. Grazie. Cominciamo. Il conto dei suoi danni crescerà. Il problema di chi dovrà pagare non è urgente. Bene, vediamo un po'. Mi dica come comincia tutta questa faccenda. Primo, lei ha gettato il telefono nell'inzincherato della cucina che si è bloccato. No, no, questo è stato dopo. Ed è il mio unico rimorso. L'insincherator digerisce le immondizie e lo fa quasi silenziosamente, ronzando appena un po'. Poveraccio, il telefono non l'ha potuto digerire e si è bloccato. Ma lo farò riparare. Allora? Allora, tutto è cominciato quando ho versato un bicchiere d'acqua nell'intercom dell'ufficio. Quella maledetta macchina scarica ordini che te li fa cascare in testa dall'alto. E così il sistema di intercomunicazione tra le stanze si è cortocircuitato. Come sognavo, è stato meraviglioso. Avesse visto le segretarie e le stenografe che correvano di qua di là, sembravano impazzite. I capuffici che scattavano sulle poltrone come miserizi, scompiglio generale. E lei? Mai stato così bene. Dunque lei rifiuta le comunicazioni umane? Al contrario! Insomma, rifiuta di essere contattato. Io rifiuto di essere martellato, braccato. Ma si rende conto che in questo paese non piove pioggia, ma piovono parole, parole, chiacchiere che ti legano alle decisioni degli altri, che ti inseguono dappertutto. Io esco per fare il mio solito giro di lavoro in macchina e non posso neanche fermarmi alla stazione di servizio per lei mi capisce? Che subito la radio cracchia. Signor Brooke, perché si è fermato? Una visitina alla toilette della stazione di servizio. E perché ci ha messo tanto? Sono mortificato. La prossima volta cercherò di fare più presto. Bene. Lei vuole sapere com'è nata l'idea di questa rivoluzione? Di questa rivoluzione solitaria, ma per qualche minuto ancora solitaria. Contro la comodità, i servizi, i contatti, le intercomunicazioni, le macrocomunicazioni. Dobbiamo studiare il caso a monte. Giusto. A monte è stato ieri l'altro. Erano circa le 16. Stavo lì alla toilette della stazione di servizio che cercavo di fare più presto. Quando improvvisamente mi è sprizzata la voglia di calpestare la radio da polso sul marciapiede. E lo ha fatto? Sì, e mi sono sentito subito meglio. E poi? E poi mi è venuta un'altra voglia. Ho ficcato nell'autoradio un cono di gelato alla cioccolata. Qualche ragione particolare per scegliere il gelato di cioccolato? È il gusto che preferisco. E dopo? E dopo è sceso un gran silenzio. Dio, che bello, dottore, bellissimo. Mi sentivo ubriaco di libertà. E allora?
Allora, in uno slancio di riscossa, sono corso al ministero e ho versato l'acqua nell'intercom. Ma si rendeva conto che la radio dell'auto, l'intercom dell'ufficio e la radio da polso sono tutte proprietà altrui? Ma certamente. È proprio per questo che la voluttà finale la più grande me la sono riservata nell'assassinare una mia proprietà, casa mia. Assassinarla? Lei vuole che io veramente scriva così? È semanticamente esatto. Assassinarla, cioè ucciderla, cioè immobilizzare, far tacere. Una casa che tintinna, canta, parla, si agita. Con i fornelli che avvisano, la focaccia è pronta, burro sull'arrosto, prego, la pasta è al dente. Con i letti che ti cullano, che ti scuotono la mattina per farti svegliare. La porta di casa che abbaia, fango sulle scarpe, punire! Prima cosa, mi sono comprato una rivoltella e mi sono infangato le scarpe apposta. Fango sulle scarpe, pulire! E io, dal buco della serratura. E quella maledetta cosa non ha parlato più. Poi sono corso in cucina e ho colpito a morte il fornello. Mentre stava facendo saltare in aria una frittata meccanica. Ho fatto anche il tiro della frittata al piccione. Infine, sono passato per la sala da pranzo. Mi sono piazzato davanti al televisore e mi sono reso conto che aspettavo quel momento da tempo immemorabile. Ha sparato al televisore. 6 colpi dritti al video. Ha fatto uno scroscio bellissimo. Come un lampadario che si è lasciato cadere, tintinnante. Bella immagine. Grazie, ho sempre sognato di fare lo scrittore. Poi basta. Ho voluto restare con quel suono gradito nelle orecchie e ho smesso di sparare. Sono arrivati i poliziotti. E eccomi qui. Nessun pentimento? L'inzincherato, gliel'ho detto. Il polverizzatore delle immondizie. L'unica macchina veramente necessaria. Ma la farò riparare. Per il resto ricomincerei tutto da capo. E così mi aiuti Dio. Lei dunque rifiuterebbe qualsiasi aiuto dal servizio dell'igiene mentale? Molto gentile, grazie. Anzi, se posso essere in qualche modo d'aiuto io. Ma lei non ha nessuna idea di quali saranno le conseguenze dei suoi atti. Dei miei? Ma il mio è soltanto l'inizio, dottore. Io sono soltanto l'avanguardia. Oramai il seme è gettato. Ho ottenuto pubblicità su scala mondiale. Qualche miliardo di persone con gli occhi puntati su di me, radio, televisione. Segua le notizie dei giornali finanziari. E vedrà che fra qualche giorno, forse oggi stesso, vedrà crescere un improvviso, grande incremento delle vendite di gelato al cioccolato. Comunque, il servizio dell'igiene mentale mi ha incaricato di comunicarle dettagliatamente quali e quante siano le gravi conseguenze dei suoi atti e del suo errore. Ce n'è un bel... Conseguenze di natura escatologica. Buongiorno, ho appena finito con Brooke. Diagnosi? Incoscienza, ma solo gradi 2. Ancora rifiuto della realtà, allora? Direi totale. Gli ha letto il testo sulle infrazioni selettive al completo? E ha ascoltato pazientemente tutto. Dunque ormai è pienamente disponibile? Direi di no. E invece è assolutamente necessario convincerlo a tutti i costi? A tutti i costi, con la forza. Ma se la persuasione... La persuasione è semplicemente soltanto il risultato finale da così... Ma abbia pazienza, persuadere vuol dire... Mi insegna lei come... No, ma volevo dire, scusi, vuol che... Vuol dire aver ragione, ma... del paziente? No, scusi, persuadere. I persuadere. Devono fare, ma tutto mi lasci quello che parlare. Gli ordiniamo. Persuadere, al più presto, dire... senza eccezioni, è che la loro guarigione è conseguita quando sono persuasi che avevano torto marcio, chiaro? La struttura portante da... Oh, beh, guardi, ordini un gelato al cioccolato. Cosa devo fare? Cosa dice? Ordini un gelato al cioccolato, arrivo subito. Dio lo sta dicendo, quale gelato? La breve scenetta vi sembra che voglia dire, attenzione, se per un robot divenire quasi umano può essere il massimo del progresso, per un uomo il massimo del regresso può essere diventare quasi un robot.